Mirko Eramo pronto, che secondo me in una mediana a tre ci ha giocato per tanti anni, ed è doppio ex di Bari-Ascoli, legami diversi e radice d'acqua viva delle fonti, primi calci con il Bari, anche un gol molto bello che ricordiamo, 91 presenze ad Ascoli nell'ultimo triennio. Buonasera Eramo intanto. Ciao ciao, buonasera a tutti, grazie. L'ho introdotta bene, cioè partita non banale quella di sabato per lei, per il suo cuore calcistico. Sì, sicuramente sarà una partita speciale, molto probabilmente sarò allo stadio a vederla. Sarà una partita speciale perché Ascoli mi ha dato tanto e Bari è sempre nel mio cuore, quindi sarà una partita speciale. Eramo, che valutazione si può dare sin qui di questo campionato? Lei il campionato di B lo ha vissuto per tanti anni, lo vivrà, ne sono certo ancora. Che tipo di idea si è fatto di questo torneo? È ancora presto, chiaro, per decifrarlo, siamo a meno di un terzo di Serie B, è il campionato più imponderabile di tutti, però delle indicazioni sono arrivate intanto. Beh sì, solamente guarda la Serie B, questo è il classico campionato equilibrato dove si riesce a mantenere una certa continuità di risultati e di compattezza nello spogliatoio, porta risultati a casa e punti in classifica. Quindi la Serie B è un campionato difficile, lungo e duro, e chi, come ho detto, riesce a mantenere queste componenti può ottenere qualcosa di importante. Per Mirko Eramo. Buonasera, qual è stata la volta in cui è stato più vicino al ritorno al Bari? Perché Mirko Eramo è stato un nome accostato tantissime volte al Bari, vuoi un po' diciamo per la duttilità tattica di Eramo, vuoi un po' per le radici che a Bari sono sempre molto importanti, o non so se in queste settimane, visto lo status da svincolato Polito a causa dei tanti infortuni, ci ha fatto un pensierino. Ovviamente scherzo, ma sono curioso di capire quando è stato vicino il ritorno in biancorosso. Ma sì, sicuramente il momento in cui sono stato più vicino al ritorno a Bari è stato, penso, 2 o 3 anni fa, o 2 o 3 anni fa, con l'arrivo del direttore Polito, che mi conosceva qui ad Ascoli, sapeva che ero in scadenza e avevamo praticamente concluso tutto, solo che a quel tempo Sottil, che era l'allenatore dell'Ascoli, non diede l'ok, e quindi mi fece rinnovare il contratto qui ad Ascoli, però ho perso l'occasione di tornare lì a Bari. Però si dice, Eramo, non è mai troppo tardi, eh? Lei è un classe 89, quindi voglio dire. Sì, ma io col direttore mi sento ogni tanto perché è un buonissimo rapporto. Quando ottieni qualcosa di quasi insperato, si instaura un rapporto con le persone che va al di là del calcio. E col direttore ho un rapporto bello, quindi sa che io sono sempre a disposizione e in qualsiasi momento, se ne ha bisogno, posso dare una mano. Mi dispiace che in questo momento non potrei firmare, quindi se il direttore poteva avere bisogno, in questo momento io non posso firmare fino a gennaio, quindi mi dispiace. Ma diciamo, perché stanno arrivando un paio di commenti che c'è Lucio, ad esempio, ci chiede dove sta giocando ora Eramo, perché danno per, diciamo, scontato che Eramo sia in Serie B, cioè che mesi sono stati gli ultimi? Brutti, particolari, perché quando una società prende una decisione che non rientri nel progetto, ma non tanto per l'aspetto tecnico, ma per una questione di spogliatoio che lascia il tempo che trova, tra virgolette, perché io non ho mai fatto un problema in uno spogliatoio, quindi non andavo più bene in questa società alla fine. E alla fine del mercato
mi hanno detto che o accettavo la proposta di una squadra oppure dovevamo rescindere il contratto. Insieme, di comune accordo, accontentando tutte e due le parti, abbiamo trovato un accordo. Eravamo in bocca al lupo ovviamente per il futuro e ci si vede sabato al San Nicola allora per questo Bariascoli. Sì, molto volentieri.